Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a questo nostro nuovo appuntamento con una nuova puntata di Oggi Con. Una puntata speciale, una puntata all'insegna della cultura siciliana, all'insegna del confronto fra culture similari, fra vissuti similari della nostra terra, della nostra letteratura, della nostra lingua e abbiamo insieme a noi un ospite speciale collegato direttamente dalla Tunisia. Diamo il benvenuto al professore Alfonso Campisi. Buonasera. Buonasera a lei e buonasera a tutti coloro che ci seguono. E allora, intanto è un immenso piacere, ecco, ci mettiamo anche un po' qui. Più vicini e allora intanto un immenso piacere questo appuntamento insieme a lei e sa quanto ci siamo confrontati in questi giorni e chi Esatto. mi conosce bene la mia passione per tutto ciò che fa parte delle nostre tradizioni, della nostra cultura e non soltanto in ambito prettamente territoriale, ma tutto quello che significa la sicilianità nel mondo. E penso che lei con quello che con l'iniziativa bellissima che ha portato avanti. Intanto voglio presentare a tutti voi il professore Campisi, professore di filologia romanza e mediterraneista, e il presidente dell'AISL, che ora poi nello specifico ci dice lei, professore, questa associazione che appunto ha fondato e di cui lei è presidente e che si occupa proprio di questa sorta di interculturalità fra le lingue e nello specifico qualche anno fa è stata fondata proprio da lei dopo varie vicissitudini che vorrei che ci raccontasse lei. Insomma, siamo partiti Milano, Filadelfia, c'è un po' da raccontare di questa cattedra di lingua e cultura siciliana, dedicata peraltro a un conterraneo, ora faccio un po' di campanilismo, professore, un messinese, lo scrittore Vincenzo Consolo. Esatto. E quindi dico, quindi ci unisce non soltanto in questo momento la passione e la letteratura, professore, come docente anche di lettere, ma quest'amore grande per la nostra terra. Allora, ci racconti un attimo come è nata tutta questa storia. Sì, bene, grazie di nuovo per questo invito. Allora, innanzitutto inizio dicendovi che faccio parte un po' di quella emigrazione siciliana in Tunisia che si è avuta alla fine del metà 800 e fino poi, insomma, agli inizi del 900. Quindi siamo dei siciliani di Tunisia, ci identifichiamo come siciliani di Tunisia e non siciliani in Tunisia o italiani in Tunisia, perché proprio ci dà i siciliani di Tunisia ci dà proprio questa appartenenza alla terra, alla Tunisia. Quindi siamo siciliani, abbiamo una doppia cultura, ovviamente una cultura italiana, siciliana, anche molto francese, devo dire, per moltissimi, e tunisina. Quindi la presenza della Sicilia e della sicilianità in Tunisia è molto forte e non è di certo recente, come vi dicevo. Allora, tutto questo, io insegno, come è stato ben detto, sono professore ordinario di filologia romanza e italiana presso la facoltà di lettere dell'Università della Manuba, che è una delle più grosse università in cui esiste tutto un cursus di studi in italianistica, dalla licence, quella che sarebbero i 3 anni, quindi la laurea breve per l'Italia, poi il master, quindi la specialistica, e fino ad arrivare al dottorato. Allora mi sono chiesto anni fa, mi sono detto, ma perché non creare una cattedra di lingua e cultura siciliana e non di dialettologia siciliana come esiste nelle nostre università in Sicilia, Perché l'Università di Palermo?
o Catania. E la interrompo appunto, questo esiste. Dialettologia è una cosa, cioè segue ovviamente e prepara a delle competenze, ma lingua siciliana è un'altra cosa. Esatto, ed è proprio per questo che è la prima cattedra al mondo di lingua e letteratura siciliana. E ovviamente i problemi sono stati tantissimi, perché purtroppo noi abbiamo, tra linguisti o filologi, abbiamo due correnti. Allora, la prima è quella che identifica il siciliano come, come dialetto, e la seconda è quell'altra che identifica invece il siciliano come lingua. Quindi già tra di noi ci sono dei problemi che non riusciamo, insomma, a risolvere, anche con i colleghi di Palermo, con certi colleghi di Palermo, non tutti, o di Catania e così via. Diciamo intanto lei, professore, di dove è originario? Perché è da tanti anni ormai vive alla Mars, dove vive, sì. Esatto, io vivo alla Marsa, che è praticamente Tunisi, insomma proprio attaccata a Cartagine, ecco, per forse chi ha visitato la Tunisia comunque conoscerà o il Cartagine o anche la Marsa, Sidi Bou Said, sono i posti quelli più turistici in assoluto. E poi io sono originario di Trapani, ma mi sono laureato a Palermo, allora in lingua e letteratura francese con indirizzo filologico, e poi sono partito a Parigi. Ho iniziato ad insegnare al liceo il primo anno e poi ho continuato il dottorato a Parigi, e ho insegnato a Parigi e anche all'Università di Lille allora. Quindi dopo alcuni anni, dopo 10 anni, ho deciso invece di ritornare proprio, e dico proprio ritornare a Tunisi. Perché questa Tunisia, io come dicevo prima, essendo un po' siciliano di Tunisi, ho sempre vissuto la Tunisia attraverso i racconti della nonna materna, che raccontava, che è stata la prima per esempio a impararmi i numeri in francese da piccolo o i numeri in arabo, e a raccontarmi le favole di Giufà. Quindi voglio dire, questa Tunisia io l'ho sempre vissuta un po', è quasi quasi come se io fossi... Professore, interrompo ogni tanto, noi più tardi vedremo un piccolo promo, poi ci dirà anche di cosa si tratta, diciamo anticipare. Sì. Dove proprio ci sono delle interviste a delle persone del luogo, diciamo c'è una sorta di miscellanea, no, di queste culture e di queste culture, tradizioni e di lingue, e quindi dico, veramente c'è un po' di tutto. E oggi ci sembra strano, certo. Non entriamo nello specifico sul discorso dell'immigrazione, cioè qua avremmo da esprimere concetti sotto tutti i punti di vista, ma manteniamoci su quello forse che era anche l'animo del nostro grandissimo Federico II, Stupor Mundi, che riusciva a mettere insieme le culture, le religioni, vivevano tutte in pace sotto lo stesso tetto. E oggi, se mi permette, oggi come non mai dovremmo avere tutti quanti questo spirito, non dovremmo stare né di qua né di là, dovremmo stare al centro per la pace. Io penso che è quello che auspichiamo per tutte le popolazioni, soprattutto in questo momento. Ma torniamo, dico, ecco, a questo discorso che stava facendo lei, la nonna, quindi, che raccontava. Sì, ecco, quindi questi racconti appunto della Tunisia, ed è stato proprio così, quindi, che sono poi arrivato in Tunisia proprio per curiosità, perché in realtà la visione che dava la nonna della Tunisia era completamente diverso dall'informazione a cui ormai siamo abituati, abituati ad ascoltare, no? Ormai adesso, soprattutto adesso, Tunisia, che cos'è? Sempre migrazione, si parla di terrorismo, si parla, quindi tutto ciò che in realtà poi è negativo, che per carità esiste, cioè non possiamo di certo negare questi aspetti, però oltre a questi aspetti abbiamo tantissimi altri aspetti molto più importanti che bisognerebbe forse conoscere per evitare, ecco, di cadere un po' in questi cliché che noi che ci vengono un po' propinati anche dall'informazione, soprattutto. Quindi intanto come siamo arrivati, perché io so che c'è stato ovviamente un po', come diceva all'inizio, tra le varie diciamo fazioni, chiamiamole così bonariamente, del settore letterario, ovviamente linguistico,
Ma diciamo in questo momento non è che si siano chiuse le porte, diciamo probabilmente non ci sono stati ancora, io dico, delle menti illuminate che abbiano saputo cogliere comunque l'importanza di questa lingua siciliana, quanto è importante per noi e quanto sarebbe importante per noi veramente far arrivare all'interno dei nostri contesti universitari, in questo caso perché ovviamente parliamo di università, queste importanti tradizioni che portiamo ormai da secoli. Come nasce? Due sono le domande che le faccio. Intanto come nasce, quando nasce e che approccio c'è sulla lingua, e poi come mai questa scelta di dedicare al nostro scrittore messinese Vincenzo Consolo questo ramo della e poi è un ramo di quale cattedra, professore? Allora, la cattedra è una cattedra indipendente, quindi una cattedra indipendente è una materia complementare, ma indipendente, però si inserisce nel piano di studi del Master in Lingua e Letteratura Italiana. Quindi questo è il primo. Perché, allora vado un po' a ritroso, perché Vincenzo Consolo? Vincenzo Consolo innanzitutto era un amico che conoscevo, che visitava ed era un innamorato della Tunisia, che è venuto spesso con Caterina, che è morta pochi anni fa, pochi mesi fa, la moglie Caterina Pilenga Consolo, ed è stata proprio Caterina Pilenga Consolo, quindi la moglie dello scrittore, ad inaugurare la cattedra qui a Tunisi, quindi è venuta da Milano, dove risiedeva insieme ad altri amici e colleghi dell'Università di Milano, anche loro specialisti di Consolo, e sono venuti, abbiamo inaugurato la cattedra nel 2016 qui a Tunisi, insieme all'Ambasciata d'Italia, all'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi, e abbiamo inaugurato questa cattedra. Quindi Consolo, lui sarebbe stato felicissimo di vedere oggi, di avere questa cattedra dedicata a lui, perché come le dicevo lui diceva sempre: Tunisi è la mia seconda Palermo, lui diceva sempre questo. Tanto diciamo una cosa per i nostri amici a casa, le nostre amiche: Vincenzo Consolo era uno scrittore nato a Santa Catalina di Tello, credo, ho preso qualche appunto, nel 1933 andò a studiare a Milano giurisprudenza, ma si laureò a Messina in filosofia del diritto. E siccome c'è questa particolare diciamo, condizione che ci unisce, ci tengo particolarmente perché sono molto legata alla mia terra e perché professore Campisi, diciamoci la verità, la nostra terra pullula e ha pullulato sempre di grandi menti e di grandi artisti. Se mi permette una piccola parentesi, noi ovviamente siamo qui per raccontare questa bellissima storia e il piacere di avere con lei un'eccellenza, perché queste sono delle, lo dico a ragion veduta, queste sono delle eccellenze tutte nostre, che fanno parte della nostra, forse nel nostro DNA c'è veramente qualcosa di diverso. Guardi, io nomino qualcuno proprio per il piacere parlando della nostra contemporaneità, potrei nominare tantissimi amici artisti, scrittori, poeti, ne nomino alcuni, il nostro carissimo dottore Angelo Maria De Marco, pluripremiato, anche lui, peraltro lui originario della zona di Agrigento, più o meno era, credo, fosse dello stesso paese di Camilleri, sì, credo proprio di fosse lì. Peraltro, diciamo, adottato dalla nostra città, e non meno Lelio Bonaccorso, disegnatore e fumettista, Valentina Certo, che si occupa tantissimo come studiosa storica dell'arte dei percorsi di Federico II. Ha scritto dei percorsi, ovviamente, considerando la storia, qualcosa un po' romanzata, ma veramente ci fanno fare un tuffo, professore. In questo nostro mondo meraviglioso, lo stesso fa Mario Falcone, scrittore e sceneggiatore, Renato Tipane, poeta, qualche altro nome. Sono tanti. Nello Puncillo, Fulvia Toscano, Fortunata Cappiero, Fabrizio Cacciola, che è peraltro il poeta di Sparta. Insomma, ne ho detti alcuni dei nostri
messinesi, ma che poi sono siciliani a prescindere, Ok. proprio per, diciamo, tuffarci, professore, in questa aurea che ci contraddistingue. Anche il suo lavoro si contraddistingue in un contesto anche dove a volte la politica, le istituzioni non ci danno lo spazio che dovremmo. Completamente. Anzi, questo è sempre qualcosa che rimprovero, all'Italia, alla Sicilia, ma all'Italia, cioè quella di non avere mai avuto una vera, politica, culturale all'estero, perché questo noi lo risentiamo. Guardi, io sono stato, come le dicevo, tanti anni in Francia, sono stato in America, sono vissuto anche ormai da 24 anni a Tunisi. Guardi, e questo è proprio il bemolle un poco di questa politica italiana all'estero, eh? Parlo di quella all'estero, non in Italia, ma una politica culturale che purtroppo manca di tantissime, tantissime cose, e questo noi lo notiamo quotidianamente. E questo proprio, dico questo perché vorrei quasi già in diverse occasioni, un po' come dire, se mi permette questo termine, rimproverare un po' le nostre istituzioni, perché quando creai questa cattedra, questa lingua, Cattedra Sicilia, che ricordo il nome esatto è Cattedra Sicilia per il dialogo di culture e civiltà, quindi non perdiamo di vista che il primo obiettivo è quello del dialogo interculturale, interreligioso tra le due rive, e in questo dialogo si inserisce ovviamente anche l'insegnamento della lingua siciliana. L'identità, tutto quello che sta attorno all'identità della, ok, giusto, delle Esatto, culture tradizionali, esattamente, esattamente. E quindi, come ovviamente. dicevo prima, questo rimprovero perché? Perché io quando creai nel 2000, cioè nel 2016 fu creata, ma nel 2014 iniziai un po' le procedure e mi indirizzai al nostro assessorato, della Regione Sicilia, cultura e identità siciliana, adesso non ricordo esattamente e anche mi indirizzai al Ministero, cioè scrissi la lettera allora alla Ministra della Pubblica Istruzione e dell'Università e devo dire che in 2 anni di mail, in 2 anni di lettere mandate quindi soprattutto all'assessorato, non ricevetti mai nessuna risposta. Non ricevendo nessuna risposta, decisi quindi di rivolgermi al mio ministero tunisino Quindi nacque così, ecco, come mai, ecco, stiamo capendo finalmente come mai questa cattedra invece di nascere in Sicilia o comunque nel territorio italiano nasce a Tunisi. Nasce a Tunisi. E nasce a Tunisi, grazie veramente, ringrazio sempre, li ho sempre e continuo a ringraziarli. A ringraziare il mio ministero, che è il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica tunisino, che immediatamente, guardi, ha accolto, trovando come appunto qualcosa di nuovo e che poi qualcosa che potesse anche fare una buona pubblicità alla Tunisia, cosa che in realtà sta facendo, quindi i calcoli sono stati, devo dire, fatti abbastanza bene. E così in giro di 5 mesi è nata la cattedra, è stata istituzionalizzata, è stata inserita in questo piano di studi, tanto che i miei colleghi francesi o italiani mi dicevano: ma Alfonso, ma co come hai fatto una cattedra, a creare una cattedra in 5 mesi? E ho detto: guardate, come ho fatto? Ho fatto che mi sono rivolto al ministero, io ho messo del mio senza dubbio, ma il ministero poi per tutto ciò che è appunto istituzione eccetera è stato Professore, il ministero. dico sempre che dove funzionano certe cose è perché si lavora in rete. Secondo me la rete delle competenze Sì, davanti a fondamentale. tanti aspetti, se lei è d'accordo con me, io lavoro così, sono una promotrice anche qui del lavoro in sicurezza. E quindi ritengo che quando c'è questo lavoro di rete, vede poi magari in un contesto inaspettato e con un lavoro già pronto, peraltro da parte sua, perché era ovviamente da tanto che aspettava di poter riconoscere ovviamente questo settore. Ma andiamo avanti, professore, in tutto questo, cosa è entrato? Perché così ho piacere anche di fare vedere il trailer ai nostri amici.
Sì, è nato allora, un altro progetto. prego, prego. No, no, prego, dico, è nato un altro progetto, volevo che lo E presentasse quindi, lei, ai nostri sì, e amici. quindi è nata questa cattedra. È nata questa cattedra, ma dopo aver creato questa cattedra mi sono detto, ma e adesso? Speriamo che ci siano anche degli studenti, perché la cattedra esiste, ma se poi non abbiamo degli studenti e la cattedra può stare ancora un anno, 2 anni, ma e poi cosa succederà? E invece, guardi, con mia grande sorpresa, immediatamente la materia è stata frequentata da tantissimi studenti, tanto che oggi siamo forse più del 90%, 95% degli studenti in italianistica segue anche il corso di lingua e cultura siciliana. Quindi questo per me è stata una grande soddisfazione. Sì, una Ovviamente. grande soddisfazione. E, chi sono gli studenti? Gli studenti sono principalmente, perché me lo chiedono spesso, ma chi sono? Sono principalmente tunisini, ma ci sono anche degli studenti, ed ecco perché vi avevo un po' parlato dei siciliani di Tunisia, perché quello è un po' Una un scuola, unico importante. esatto. O in realtà sono degli studenti che hanno delle nonne o delle bisnonne siciliane. Che ormai il nome è andato perduto, il cognome è andato perduto perché poi sono sposate con uomini tunisini, ma loro hanno sempre conservato, ecco, questo amore per la Sicilia. Parliamo ovviamente del fenomeno migratorio al contrario, diremmo, quando i Esattamente, siciliani si spostavano nelle coste tunisine e quindi ovviamente esattamente, esattamente. sono insediati, hanno ovviamente le famiglie, quindi ci saranno appunto figli, nipoti adesso, considerando Esatto, i nipoti più che il tempo altro, sì. I trascorso. nipoti, ma poi ci sono dei casi perché il corso è aperto un po' a tutti, quindi ho anche degli esterni, delle persone che hanno anche più grandi di me. Le do un esempio così molto simpatico, per esempio di una signora ormai in pensione che segue il corso, il papà era siciliano, la mamma invece era veneziana, ma in casa la mamma aveva vietato sempre di parlare il siciliano, Sì, quindi anche il marito non parlava siciliano. ma questo ovviamente lo sappiamo, purtroppo questa storia, questa sorta di differenza di, diciamo, nell'ultimo trentennio, forse qualcosa in più, questo abominio del dialetto che non si deve conoscere, che non si deve parlare. Allora, parlare è una cosa, conoscerlo è un'altra cosa. Io dico sempre ai miei studenti, noi dobbiamo conoscere quello che ci appartiene, la nostra identità, la nostra cultura, le nostre tradizioni. E in questo caso, o che parliamo di dialetto siciliano, di lingua siciliana, il concetto cambia poco. E molti, molti, purtroppo molte famiglie negli ultimi 20 anni, 30 anni, stanno facendo perdere questa nostra identità. Che mi creda, io anche altri colleghi, portiamo avanti nel contesto scolastico perché ritengo, anzi addirittura mi farò promotrice in seguito di qualche progetto interno proprio rivolto alla nostra identità dialettale, perché ecco, è fondamentale per poi insomma, il riconoscimento personale identitario. A livello non soltanto ovviamente siciliano, noi parliamo ovviamente di tutti i contesti. Certo, quello sì, ma sa, questo è successo proprio perché veniva visto male, ecco, parlare il dialetto, anche a noi allora, cioè la mia generazione è stato vietato di parlare il siciliano. Però voglio dire, tutto questo non è per niente utile, voglio dire, cioè non è qualcosa di è interessante per noi conoscere, come lei diceva giustamente, cioè la nostra cultura, quindi che poi a prescindere da quella italiana, voglio dire, non è che le due non si possono conoscere, a volte è come se ci dovesse essere un'esclusione, o l'una o l'altra, ma perché? Quindi per me è proprio qualcosa aberrante, ecco, mi creda, perché io sono, poi sa, noi che viviamo all'estero, rafforziamo ancora di più e forse più degli italiani in patria, questo
questo amore per la nostra lingua, questo amore per la nostra cultura, per la nostra civiltà. Sicuramente una dimensione è più vicina, perché più sei lontano dalla tua terra, più Ecco. copri delle particolarità. Io direi una cosa, professore, facciamo così, faccio partire una parte del trailer, perché è un po' Prego. lungo, quindi lo vediamo un po', poi mi fermo e lei ci dice di che cosa si tratta, va Ah, ora bene? di lavoro. Perfetto. Ok, Bene, facciamo vedere ai prego. nostri amici questo. La 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 la
la la la la la. Diremmo che di viaggi può presentarsi in siciliano. Io ho scelto lo siciliano perché a me piace l'accento, sia l'accento e sia la cultura siciliana. La mia famiglia è composta di 5 persone, io, mio padre e mie due frati. Hai scelto di studiare la lingua siciliana perché secondo me uno studente che studia la lingua italiana deve sapere almeno una o due dialetti. La mia famiglia è composta da mio padre, mia madre, mio gatto o mio cane. Sono la figlia unica, non ho né frati né soro. A mia mi piace assai parlare siciliano. E come io ho tanti amici siciliani, voglio imparare lo so la solinua pi pagiare coigi. Ho scelto di imparare la lingua siciliana perché è una nuova lingua bella. Mi piace pure la cultura siciliana. Quello è il Capo Bonno, la punta della Tunisia che protende verso l'Italia. In quella direzione, in certe giornate di vento particolare, riusciamo a vedere anche l'isola di Pantelleria. È a 60 km da qua. E quella è la direzione dalla quale i nostri nonni, i nostri bisnonni, i nostri grandi vecchi arrivavano su queste sponde coi loro barconi da perfetti clandestini, come avviene oggi nella parte contraria. Che va a raccontare? A raccontare la storia nostra, la storia di tutti i siciliani che vennero qua nell'Ottocento in Tunisia. Ne eravamo poco, eravamo 130.000 dei siciliani qua, quasi tutti siciliani al sud della Sicilia, a parte la Tunisia. Erano tutti pescatori, erano tutti agricoltori. Vennero qua i siciliani, i grandi siciliani, scrittori, poeti, vennero qua tutti, c'era un poco di miseria, vennero qua a cercare lavoro, a cercare un pezzo di pane. Cominciarono così. Persone di grande valore, tutti i siciliani di Tunisia, che sono vissuti più vicino ai tunisini che ai francesi. E quella era la realtà. E i nostri nonni non avevano né il tempo né la capacità di raccontare la loro storia, perché per loro sono venuti a trovare un pane, dare a mangiare ai figli. Tutti lo dissi, cadai a lasciare, meglio la morte e non questo dolore. Ai 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 ai. E avevamo, no? Ude siciliani avevano un complesso enorme vis-à-vis dei francesi. Tu sais, français e italien, ça n'allait pas très bien ici. Pour les français et les italiens, c'était zibola. C'était rien du tout. C'était les pauvres. Et quand dalla corporazione dell'ambiente dei siciliani, quando qualcuno voleva diventare francese, mamma mia, carne venuta, sacco svuotato, tous les ingiures du monde. E come mon père, il s'est fait français en 1949, tous les siciliani gli ont fermé la porte. Mon père, il était industriel de pâte, il fabriquait des pâtes, plus personne n'a acheté des pâtes chez ma grand-mère. Dunque, il siciliano, io lo parlo
A seconda, io mischio molto, perché qui è un paese dove uno parla una lingua che non è una lingua, non voglio dire pura perché non mi piace l'espressione, ma non è che uno comincia in francese e finisce in francese o in italiano e finisce in italiano, ammisca assai. A me piace molto, e questo diverte molto i miei amici, quando parlo in italiano soprattutto metto parole siciliane in mezzo, cioè secondo me certe cose vanno dette proprio nella propria lingua perché rendono di più, perché veramente rendono l'idea. Signora, lei si ricorda la festa di San Giuseppe, com'era? Cosa preparava questa festa? Preparavo San Giuseppe, mettevo un patato, facevo a pignolata facevano la croce, il corone, facevo i spigi, i cassati, le sfogliatelle, il cannola. Facevamo a forza di cardona, il cardona selvaggio. Allora, per esempio, in casa, come si parlava in casa sua? Siciliano, francese? Siciliano. I ragazzi parlavano francese. Ah, Viaggio parlava in francese? Sì. E Sauvage e Sommage? Non ci avvenivano a parlare francese. Parlavano siciliano. Parlavano siciliano? Sì. E quando erano fuori per cattare le cose, come facevano? Che mano, si spiegò. Bellissimo! Veramente, mi sono già emozionata quando l'ho visto la prima volta. Non so, ho avuto, mi sono davvero emozionata, riesco a trovare un altro termine. Ci racconti? Sì, anche io mi emoziono ogni volta che vedo questo trailer. Comunque il film è in post-produzione, è un film documentario. Non abbiamo detto prima che cos'è. Questo è il trailer di un film, lo presenti lei perché trova le parole... Sì. Sì, è un film che ormai dicevo in post-produzione e ha come titolo Siciliani d'Africa, Tunisia, Terra Promessa. Ed è un film che sto preparando con regista Marcello Bivona, che anche lui è un siciliano di Tunisi, ma che ormai è trapiantato da diversi anni a Milano, ma continua a Tunisi in ogni caso, che non ha perso appunto il legame con la Tunisia. E abbiamo finito questo film con delle interviste, anche perché il film ha uno scopo ben preciso, cioè quello di mettere un po' in risalto il siciliano, cioè la lingua siciliana dei siciliani di Tunisia, che è diverso un po' dal siciliano di Sicilia. Infatti, se voi innanzitutto è molto mélangé col francese, arabo, e quindi... E non so, ma è chiaro. Esatto, e quindi è vero che quando parliamo anche tra siciliani abbiamo una frase in francese, una frase in siciliano, poi l'arabo, con forse l'italiano, insomma è tutto un mélange di lingue. Però volevo dirle, ecco, per esempio, uno degli intervistati, che poi è originario di Trapani, quel signore con la scescia, che è il cappello tipico tunisino, diceva appunto gli italiani che diventavano francesi, dice, erano trattati come la zibula. Allora, la zibula è per esempio un termine siciliano di Tunisi, che per indicare la spazzatura, perché in realtà zibula deriva da zebla, che è arabo, quindi questa zebla è diventato zibula, e addirittura poi l'operatore ecologico è diventato zibularo. Quindi, come vede, sono dei termini che proprio ci appartengono. Storici, ovviamente, poi di nuove lingue, no? Partiamo dall'arabo, il dialetto, poi insomma il siciliano, poi l'italiano e quant'altro. Professore, intanto le rinnovo in maniera così ufficiale oggi l'invito alla nuova edizione del Premio Messina Cinema ad agosto, e sarò lieta come direttrice artistica di averla con noi, di presentare questo lavoro, perché il premio si occupa ogni anno sostanzialmente del nostro territorio, della nostra sicilianità.
e quindi sarò ben lieta di averla tra di noi, di poterla premiare con questo suo impegno, ovviamente con le competenze adatte, anche perché insomma il professore Campisi non ci fa mancare nulla a quanto pare, perché è anche un bravissimo scrittore. Intanto il film quando uscirà? Non l'abbiamo detto. No, il libro, il film o il libro, scusi? Il film è il film, poi andiamo al libro. No, il film uscirà ad ottobre, quindi ad ottobre sarà presentato a Tunisi, da prima, e poi immagino, insomma, ci sarà una diffusione in Italia, in Francia, o anche alla televisione, insomma, forse anche alla RAI che ce l'ha richiesto. Questo per il film. È un bravissimo scrittore, dico, non ti fa mancare niente dal punto di vista. E allora? Grazie. Poi per i libri, sì, scrivo anche, è l'ultimo dei miei 8 libri, è proprio questo, che non so se si vede, comunque è Terre, è in francese, scrivo ormai più in francese che in italiano, devo dire, ma è Terre Promise, cioè Terre Promesse, e come vedete l'immagine di una donna siciliana, una vera foto che ho preso dal mio archivio, che salutava appunto i suoi parenti che partivano da Palermo verso la Tunisia. E quindi questo è proprio l'ultimo libro che è stato pubblicato adesso in dicembre, romanzo che tra l'altro concorre al premio Flaiano, quindi che è uno dei più grossi premi anche internazionali, e quindi come tra i primi. Come? È scritto tutto in italiano? No, in italiano c'è anche qualcosa, ma sa, quando inizi a scrivere poi è così, cioè non scelgo la lingua viene sul momento. Quante lingue parla? Sono curiosa, quante lingue parla? Quante lingue? Allora, vabbè, il francese ormai che è la lingua più utilizzata, sono bilingue, francese e italiano. Poi spagnolo, l'inglese e l'arabo, anche l'arabo tunisino. E il siciliano. E il siciliano, che è quello come lingua materna. Io la ringrazio infinitamente per questo meraviglioso pomeriggio insieme, perché è quello che ho detto con molta semplicità quando ci siamo sentiti in questi giorni. Ho letto questa notizia, ho avuto modo di apprezzare e anche di, insomma, ho detto, per me è un idillio quando sento parlare della nostra cultura, della nostra Sicilia e di chi si spende a prescindere dalle possibilità che poi le cose possono realizzarsi o meno, ma intanto ci siamo. E lei il primo punto fermo l'ha messo, quindi ora noi lavoreremo affinché questa bellissima opportunità possano averla anche i nostri studenti siciliani e italiani, perché insomma siciliano inteso sotto tutti i punti di vista, come lingua, come cultura, come personaggio, come artista, come tutto è conosciuto ed è fisicamente in tutto il mondo. Quindi regaliamo una piccola parentesi: quella cattedra di Filadelfia di cosa trattava? Tra l'altro io lavoro tantissimo anche con questa università in America, e loro hanno istituito un corso di lingua siciliana, anche loro, tra l'altro una collega americana ma originaria di Ragusa, credo che insegna proprio questo, una collega in gamba, una grande amica, e insegna anche il siciliano, quindi nel corso sempre nella laurea di lingua e letteratura italiana, però non è una materia a tutti gli effetti, c'è un corso pomeridiano, ma che in ogni caso esiste. Quindi voglio dire, quella è anche un'altra cosa, un altro aspetto importante. Tra l'altro volevo aggiungere anche questo, che il libro di testo che poi noi abbiamo dovuto scrivere immediatamente,
è stato un libro di testo che è in paramulu siciliano, che ho scritto insieme quindi al collega Gaetano Cipolla, che è un professore emerito dell'Università di New York, e quindi tutte e due abbiamo messo un po' le nostre forze insieme e siamo riusciti a scrivere questo libro. Allora, professore, ci lasciamo con due impegni, ok? Sì. Allora, il primo, di vederci ad agosto per il premio Cinema qui a Messina, e avremo modo di fare conoscere anche al territorio questa bellissima esperienza, questo suo bellissimo lavoro. È vero e importante sia dal punto di vista della cultura, dell'università, delle nostre tradizioni, perché anche di questo si tratta, della nostra identità. Poi invece io faccio così e dico: il nostro prossimo appuntamento sarà quando festeggeremo insieme a lei con altri colleghi l'istituzione nel nostro territorio italiano e soprattutto siciliano di questa importante branca della filologia, che si occuperà della nostra lingua siciliana e cultura siciliana. Grazie, grazie, grazie infinite, professore Campisi. Grazie a lei, grazie mille per questo invito, è stato veramente un bell'incontro, devo dire, e grazie a tutti coloro che veramente ci hanno ascoltato e ci hanno guardato. Grazie ancora e alla prossima. Alla prossima. Arrivederci. Grazie, arrivederci, grazie. E miei amici, do appuntamento alla prossima puntata di oggi con...